Allora, Stefano Salieri serviva l'impresona, come avevi detto te, no? L'impresona mi sembra sia stata con una squadra che ha veramente buttato il cuore al di là dell'ostacolo. Sì, penso che il termine che hai usato è quello più appropriato, cioè i ragazzi in campo hanno fatto una partita eccezionale sotto il profilo del cuore, dell'intensità difensiva, del ritmo e anche diciamo del gioco, perché a me la squadra è molto piaciuta, abbiamo giocato su quello che vogliamo fare, su quello che dobbiamo fare, una squadra come siamo noi. In questo modo penso che se riusciamo a allenarci in 10 questa settimana, siamo anche riusciti, questo ci possa dare quella benzina che adesso dobbiamo mettere dentro per raggiungere una quota diciamo di tranquillità, ecco, questo è importante. Non solo Bianchi, che alla fine ha fatto tanti punti, però mi sembra che anche Facchino dalla panchina sia stato un giocatore determinante. Caruli è stato un giocatore che ha avuto il suo peso specifico con un canestro da 3 punti alla fine nel finale molto, molto pesante, e anche Touré, che comunque non è una novità, insomma. Ma io direi che oggi tutti i ragazzi hanno dato un contributo tangibile alla vittoria, c'è la firma di tutti i ragazzi, c'è il sudore di tutti i ragazzi che hanno interpretato al meglio quello che era il piano partita, abbiamo giocato sempre con una grande aggressività, forse l'unica pecca c'è stato il momento dove noi eravamo avanti e abbiamo fatto 3 conclusioni affrettate e abbiamo rimesso lì la partita andando anche sotto, però uno sforzo anche di carattere e di mentalità, abbiamo recuperato la partita e l'abbiamo condotto in porto. Sono veramente, quando si dice un allenatore contento, oggi lo sono. Lunedì apre il mercato, Sally, è comunque un argomento abbastanza caldo per la Fiorentina, perché al di là del recupero di Jacopo Valentini, che mi immagino sarà pronto per la prossima partita, se e cosa c'è bisogno per aggiustare questa squadra? Beh, allora, intanto Jacopo, non lo so, io non voglio affrettare i tempi di recupero, abbiamo fatto probabilmente un azzardo a Padova a metterlo in campo che non era ancora a posto e abbiamo peggiorato la situazione. Adesso lui deve recuperare con calma e, essendo un giocatore importante che ha nel suo DNA un grande atletismo, voglio metterlo in campo quando è recuperato al 100% anche dal punto di vista fisico, perciò non posso fare tempi di recupero, lui è monitorato giorno per giorno, adesso ha finito quello che gli era stato prescritto, cioè dei giorni di riposo assoluto, adesso inizierà gradatamente a muoversi e a fare un po' di riabilitazione. Non so quantificare oggi i tempi del suo recupero, penso che sia difficile, io punto più a recuperarlo in casa con la partita di Milano. È chiaro che dobbiamo allungare la squadra, adesso abbiamo avuto delle partenze, dobbiamo allungare la squadra senza snaturare quello che è il DNA ormai di questo gruppo, perché è il gruppo che ci deve portare in fondo e noi dobbiamo solo aggiungere dei ragazzi che in questo gruppo stiano bene e diano un apporto tangibile.